fantastico. Su scogli, su scogli. No, no, sotto, vicino alla roccia. Un video qua. Ciao ragazzi, in diretta dal cesso. Vi mostro com'è la nostra stanza, visto che ci sono, visto che Jessica si sta facendo un massaggio. Io sono appena uscito, sono tutto oliato e sexy. Ecco la stanza di... che funge da casa nostra questa. Vediamo se si riesce a accendere la luce. Sono tutte lucette, quindi devo accenderne di volta in volta. Letto a castello. Io sto sopra, Jessica sta sotto. No, non è vero, comunque. Ci abbiamo anche altri due letti. Che non servono a niente. Poi. Letto king size. E... adesso è ancora tutto in disordine, come casa nostra alla fine. Ci mancano solo il gatto, il cane e il coniglio, che però sono fuori. Quindi anche qua ci sono gli animali. Però non sono nostri. E quindi non ti fanno... alla mattina, per svegliarti e romperti i coglioni. Quindi sono felice, sto bene qua, sto bene. Qui c'è anche il frigo con una bottiglia d'acqua. E basta. E due cioccolatini. Ok. E niente. Quindi è tutto qui in realtà. Però fuori è figo, nel senso, ve l'ho già spiegato, credo, sì, c'è una palappa, tante stanze diffuse, tante capanne diffuse. Devo mostrarvela di giorno, però adesso è già scuro e sta piovendo. Siamo sfigati, nel senso che dicono che non piove mai qua a novembre, e invece sta piovendo sempre. Però chi se ne frega, nel senso, se calda l'acqua, quindi mi fa solo la doccia fuori, se uguale. E poi aspetto Jessica per raccontarvi il seguito della storia di oggi, perché è molto interessante. Perché vedi così? Perché ho messo la crema così. Scusa, è stato lungo arrivarci col treno, con l'aereo? Eravamo stanchi morti, però insomma siamo stati anche abbastanza fortunati perché... Ecco qui Jessica che è tornata da poco anche lei dal massaggio. Cosa dici? Cosa dici Jessica? Cosa dici? Adesso siamo... adesso siamo mangiando! Aspetta, che sei appena tornata! È bello o no? Bellissimo. È stato bello, fidatevi. Infatti ne prenoto un altro. 20 euro un'ora piena di massaggio, quindi io vado a mangiare. Bellissimo, bellissimo. Andiamo a mangiare perché sono suonati i tamburi. Quando suonano i tamburi si va a mangiare. Prendimi la maglia. Mi sono fatto questo è lì, riso e carne, buono. Quando rischiamo da sole 64, questa verdura cotta sembra un'alga, ma buona, è particolare, è croccante. E poi c'ho carne, pesce, un misciotto di tutto. Boh. Bellissimo. Nascondi quelle tette, che non le vedono gli altri. Ciao ragazzi! Ah, è finita la giornata, allora adesso siamo qui per raccontarvi cosa è successo. Ha piovuto? Ha piovuto? Abbastanza.
Ma abbiamo avuto un piccolo momento della giornata per andare sul resort. Qui praticamente i resort sono aperti anche agli esterni, quindi se alloggi su una cazzatina di hotel, pagando poco, puoi comunque andare a godere del resort. E paghi poco e ti danno lettino, ombrellone, piscina, cioè l'accesso alla piscina, asciugamano, telo mare, insomma. E se vai in cesso, è brutto dire il cesso, però se si va nelle toilette, quella roba lì, insomma, non c'è la carta, ma ci sono ci sono degli asciugamani, quindi non riprendermi. Non partecipare a ste stronzate. Ormai sei la mia comprimaria, non puoi non esserci. E l'Oscar per la migliore attrice non protagonista va a Jessica. Senti, smettila. Beh, molto carino. E abbiamo speso in tutto per questo qua, questo accesso, senza con l'accesso alla spiaggia, senza tutti i Beach Boys che ti rompono le scatole, più un antipasto, due primi e una birra e una bottiglia d'acqua, in tutto tutta la giornata 45 euro in due, quindi per avere tutte le cose di un resort. Quindi sì, se siete qui in Kenya vi conviene fare così. Non serve per forza alloggiare nel resort, ma potete entrare nel resort da stare. Si impegna? Oh! Vabbè. A parte dovevamo fare il video insieme, ti ricordo. Ma la cosa più figa, l'evento clou di oggi. L'evento clou. Vabbè, no, eravamo lì buttati sul lettino. Dopo un po' vedo arrivare un tizio che si siede sul lettino vicino a noi ed era una persona molto importante. Ma non lo puoi dire? Non lo posso dire, no, ormai, vabbè, quando vedranno questo video saranno tre gatti che lo guardano adesso. Okay. Se diventa famoso più avanti lo vedranno. E Rocco Siffredi, che era in vacanza, il grande Rocco, era lì con la moglie a festeggiare il suo 25esimo anniversario, mi pare, del suo primo film, dove si sono conosciuti, il famosissimo Tarzan e Jane, o Tarzan X. Beh, insomma, un film impegnato. E all'inizio ci ha detto: no ragazzi, una foto, perché sono qui in vacanza con la moglie, non posso rovinare la vacanza così. E però dopo, mentre eravamo a cena, ci ha visto che non gli abbiamo rotto le palle né niente. Tra l'altro ci hanno messo pena perché c'era rimasto male. Sì. Stavi promettendo a piangere. Sì. Siamo andati a mangiare e ci hanno fatto sedere praticamente vicini sul tavolo di fianco. Sì, ero certo lì che mi vergognavo dopo la figura di merda. Sono stato anche bravo a non fargli foto di nascosto, così per dire: oh, guardate ragazzi, chi c'è vicino a me? No, vabbè, alla fine è stato gentile, è venuto là di corsa. Ragazzi, facciamo un selfie veloce, però, perché ho detto a tutti di no, non posso. È stato gentile alla fine, no. È stato bello. Una grande persona, però in realtà sono stato un po' stupido perché c'era la moglie che è ancora abbastanza ficca. E quanti anni è? 47. Ha 47 anni e ed è famosa anche lei. E vabbè, non importa. Ho preferito Rocco a sua moglie. Che sfiga. È il mio maestro. Vero? Ho imparato tanto da lui. Vero? 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 Ragazzi, e con questo finisce la seconda giornata e ci rivediamo domani.